Anche la famiglia Pellegrino, premiata dalla Camera di Commercio come azienda storica. La loro attività dal 1890 si concentra su olivicoltura e produzione di olio. Luca Ciciriello. Entusiasmo, passione, determinazione, ma anche sacrificio sono gli ingredienti del successo della ricetta Pellegrino, famiglia andriese che dal 1890 si occupa di olivicoltura e produzione di olio extravergine d'oliva. La loro vicenda imprenditoriale nasce alla fine del secolo scorso, quando Fabrizio Pellegrino, con l'aiuto della moglie Antonietta e i primi risparmi, avviò un piccolo commercio di grano, cereali, sfarinati, olio e vino. In oltre 100 anni si è consolidata l'avventura imprenditoriale di questa famiglia, premiata dalla Camera di Commercio di Bari perché è azienda storica che ha dato un notevole contributo al patrimonio economico del territorio. Noi siamo sempre ambasciatori della Puglia, della zona di Andria. Se non sapessimo raccontare il nostro territorio, non potremmo fare il lavoro che facciamo. I prodotti che noi abbiamo sono l'espressione di quello che questa terra dà. Cerchiamo di vendere quello che sappiamo fare meglio, che è l'olio di questa zona, che grazie a Dio sta avendo anche successi perché finalmente si ritiene l'olio di Coratina un prodotto addirittura nutraceutico, quindi che ha delle potenzialità enormi addirittura sulla nostra salute. Oggi le nuove generazioni, Elia e Maria Teresa, lavorano seguendo i ritmi della natura, conciliano tradizione e innovazione e si occupano della valorizzazione delle produzioni agricole locali e soprattutto dell'olio Evo, avendo realizzato nel 1990 nella masseria La Spineta un frantoio e un impianto di imbottigliamento. Decisivo in questa missione l'apporto fornito dai collaboratori. Con altre aziende abbiamo creato una filiera sostenibile che si chiama Terra Etiche e quindi abbiamo questa ulteriore certificazione. Siamo forse gli unici in Italia ad aver fatto questo patto tra privati, per costituire un'azienda biosostenibile.